Oggi i tumori renali, parliamo dei tumori renali, rappresentano il 3% delle neoplasie maligne ed ogni anno colpiscono circa 4.000 persone in Italia, sui 27.000 nuovi casi diagnosticati in Europa. La presenza di questo tumore appare in crescita negli ultimi decenni, ma il maggior numero di casi registrati va sicuramente attribuito al miglioramento delle tecniche diagnostiche che consentono quindi di identificare la malattia in una fase sempre più precoce. La chirurgia rappresenta il mezzo di elezione per intervenire e tra le tecniche chirurgiche, lo stiamo già vedendo in queste immagini, c'è la termoablazione. Ne abbiamo già parlato, lo ricorderete nelle scorse volte, però abbiamo parlato di quella epatica sul fegato e quella polmonare. Oggi per la prima volta la termoablazione sui tumori renali, la vaporizzazione del tumore con questo ago elettrico nella cute e quindi con le radiofrequenze, con le microonde, ma parleremo anche di crioterapia col dottor Pier Domenico Di Benedetto. Benvenuto dottore, ecointerventista chirurgo della clinica Salus di Battipaglia, una delle eccellenze italiane, una delle eccellenze del sud. Allora, domanda immediata, dottor Di Benedetto, in quali casi, spieghiamo anche bene, rispieghiamo diciamo la termoablazione che cos'è, ma in quali casi si fa la termoablazione invece che altre tecniche? La termoablazione si fa dopo aver deciso collegialmente in maniera multidisciplinare, sì, che quel paziente non è chirurgico. Sì. La chirurgia è sempre il gold standard, sì, per quanto riguarda l'exeresi dei tumori e l'interventistica sul tumore. Quando non è possibile fare l'intervento chirurgico, sì, insieme all'oncologo, insieme, sì, all'interventista, insieme al chirurgo, si decide per una tecnica non invasiva o mini invasiva come è la termoablazione, si approccia a questo paziente che ha o un tumore epatico, o un tumore polmonare, o un tumore renale, e ultimamente anche un tumore pancreatico, con queste tecniche che appunto necrotizzano e distruggono con il calore le cellule tumorali. Ad esempio i pazienti anziani, i pazienti che hanno oltre 70-80 anni, il paziente anziano inoperabile, certo, con le tecniche, certo, tradizionali. Certo. O non operabile per una comorbilità, perché, sì, ha altre patologie, perché non si può approcciare questo paziente con la chirurgia, si può pensare di fare una termoablazione se questo paziente ha un tumore renale o epatico, come abbiamo detto prima, con queste tecniche mini-invasive che sono veramente ben tollerate e in casi selezionati, e questo è importante dirlo, presentano oramai a lungo termine, a 5 anni e più, percentuali di sopravvivenza che sono sovrapponibili a quella della chirurgia. Sì. Quindi diciamo anestesia, che l'anestesia è sempre un po' di anestesia locale dove si applica, sì, l'ago. Non l'anestesia generale. E poi c'è una sedazione, c'è una sedazione cosciente oppure una sedazione. Sì. Ma non l'anestesia profonda. No, non l'anestesia profondissima. Quindi adattissima agli anziani. Adattissima agli anziani e adattissima a togliere il dolore legato alla procedura, sì, ma che comunque ci dà la possibilità anche di una sedazione appunto cosciente, sì, di una collaborazione da parte del paziente in alcuni casi. Sì. Ecco, qui l'interventista chirurgo sta facendo, sì, un'anestesia. Sta facendo un'anestesia locale. Sta facendo, sì, un'anestesia locale e sotto guida TAC poi si procederà appunto alla termoablazione di un tumore renale che, come ho già ripetuto, in casi selezionati si sceglie di approcciare con questa tecnica quando il paziente è anziano, quando il paziente presenta delle patologie tali da non potesse essere operato, quando la sede del tumore è una sede abbastanza periferica, quindi abbastanza, sì, corticale, quando la dimensione del tumore non eccede i 4 cm, perché se eccede i 4 cm è possibile che la termoablazione non riesca a bruciare tutto il tumore. Ma queste tecniche sono, come dire, si stanno affacciando sempre più prepotentemente nelle, sì, nostre armi, nelle armi che abbiamo a disposizione, proprio per la loro ripetibilità. Perché se, sì, noi quante volte si può ripetere?
anche decine di volte si può ripetere una termoablazione. Ovviamente non è come bere un bicchiere d'acqua, ma si possono fare anche a distanza di 3 mesi, di 2 mesi, delle tecniche mini-invasive sia di radiofrequenza che di microonde, che io utilizzo spessissimo, proprio per tumori anche molto grandi. Prossimamente faremo un colangiocarcinoma, che è un tumore primitivo del fegato, dei dotti biliari, che è inoperabile e che ovviamente avrebbe la sua applicazione massima nella chirurgia, ma non è possibile farlo, e quindi noi utilizziamo queste tecniche, e credo che il tempo e la buona vita del paziente ci stiano dando ragione. Ecco, i pazienti stanno bene, stanno meglio, vivono meglio, sopravvivono più a lungo. Nella sua esperienza, diciamo, quanti anni che ti sopravvivenze? Ma io non parlo mai di anni. No, non parlo mai di anni, e questa è proprio una cosa che non ho nella sua cultura, nella mia cultura, assolutamente. Non me lo pongo questo. Io voglio far vivere il paziente il più a lungo possibile bene, senza dolore soprattutto, cosa che avviene soprattutto per esempio per quanto riguarda i tumori polmonari. I tumori polmonari, noi quando facciamo la radiofrequenza dei tumori polmonari, noi togliamo il dolore importante al paziente nei tumori che sono appunto aggressivi e che infiltrano spesso la parete pleurica, la parete costale. Con l'ablazione, con la termoablazione, ricordiamolo, con il calore si vaporizza appunto questa sia sia i tumori primari che anche quelli secondari. Certo. Allora, quindi le metastasi, diciamo. La termoablazione è appunto la distruzione con il calore delle cellule tumorali. E si è visto che a 70 gradi le cellule vengono irrimediabilmente distrutte. Sì. Quindi non c'è più possibilità per le cellule di rifarsi. Sì. E per cui a 70 gradi noi abbiamo una distruzione totale delle cellule che in quel momento vengono investite di questo calore. Stiamo cominciando a utilizzare anche la crioterapia, che è in realtà il contrario, è portare a meno 40 gradi le cellule e si ha praticamente lo stesso effetto. L'inverso. A 70 gradi, stavamo dicendo, con il calore si distruggono le cellule tumorali e si distrugge anche un pezzettino che noi chiamiamo margine di sicurezza del tessuto sano circostante. Ma questo ci permette di essere molto limitato. Meno traumi, molto limitato e insomma meno deficit poi di organo, nel caso del reno. Interventi fa all'anno del genere? Quest'anno abbiamo fatto circa 35 interventi, sia sul fegato, sia sul tumore primitivi, sia sul dove con maggiore frequenza? Il fegato è ancora principe, perché nel fegato purtroppo, a causa delle cirrosi, a causa delle epatiti croniche, si instaurano molto spesso gli epatocarcinomi e nel fegato purtroppo sia i tumori del colon sia i tumori delle mammella metastatizzano molto precocemente. Ecco, abbiamo con tutti, gli ospiti, i medici, gli specialisti che vengono qui a Quotidiano Medicina, noi facciamo sempre la stessa domanda. Ecco, il tumore renale, tra l'altro, è uno dei più subdoli. Presenta in maniera silente, poi esplode improvvisamente con un'aggressività notevole. La prevenzione, che cosa dobbiamo fare per, accorgerci in tempo? Il tumore renale molto spesso si scopre in corso di un'ecografia addominale fatta anche per altri motivi, perché sono pazienti, soprattutto pazienti anziani. È un tumore appunto che cresce molto lentamente a volte, ma poi improvvisamente appunto deborda dalla sua tranquillità ed è aggressivo. Il paziente anziano è soprattutto quello in cui noi troviamo più spesso il tumore renale. Lei appunto parlava di questa incidenza di 4.000 casi all'anno in Italia. Il paziente anziano che viene da noi a fare un'ecografia o va nei centri di diagnostica radiologica a fare l'ecografia, spesso trova il tumore renale e a quel punto poi bisogna essere inquadrati da un urologo, da un chirurgo, da un oncologo, per vedere qual è la migliore tecnica, qual è il miglior approccio per questo tipo di problema per il paziente, soprattutto anziano. Le ripeto, nel paziente anziano
che ha patologie concomitanti, la termoablazione credo che abbia veramente, sia veramente un'opzione di scelta in questi pazienti. Poi non dobbiamo dimenticarci che ci sono pazienti monorene. Sì. Il paziente monorene, ovviamente, che ha la sfortuna di sviluppare un tumore sul suo unico rene, ovviamente non possiamo pensare d'amblè di operare, di togliergli l'unico rene che ha. Quindi dobbiamo e possiamo pensare di salvarlo, a una termoablazione appunto che gli bruci soltanto il tessuto tumorale. Sì. I pazienti con tumori renali che si approcciano così sono essenzialmente questi: anziani, monorene o pazienti che non vogliono o non possono sottoporsi a chirurgia tradizionale. Ecco, andiamo verso una società, leggevo un rapporto del Ministero della Salute, sempre più anziana, addirittura dice il Ministero della Salute, chi nasce oggi può vivere, sicuramente è destinato a vivere 100 anni, con tutte queste ovviamente le diagnosi precoci, cioè, però non in salute. E questo dipende spesso dalla mancata correlazione tra i vari medici delle varie specialità, e spesso si fanno esami inutili. Ho letto di 1,5 miliardi di euro sprecati in analisi duplicate. Ecco, l'importante quindi, come diceva anche lei prima, la multicollegialità, multicollegialità, la interazione tra diversi elementi. La sperimenta questa? Io lo sperimento sempre. Sì. Io lo sperimento sempre. Noi prima di fare qualsiasi cosa parliamo sempre, facciamo una riunione sempre sul caso clinico con i chirurghi, facciamo sempre una riunione con gli oncologi, dopodiché ci vediamo con il radiologo nel caso del tumore polmonare, nel caso invece dei tumori che approcciamo soltanto con l'ecografia, ne parliamo con, dopo averne parlato con loro e aver deciso appunto. Ecco, la decisione è sempre facile o è complessa? No, la decisione tra persone che si parlano è abbastanza facile, tra persone che si parlano, tra persone che non si arroccano sui loro pregiudizi, sui loro credo, sì. È abbastanza facile, se c'è un po' di sana compartecipazione, certo. E se soprattutto ci interessa il paziente, la decisione è abbastanza facile. Paziente al centro.